pistole, fucili, mitragliatori, cannoni, carri armati, elicotteri, aerei, portaerei, missili. Quando si tratta di fare la guerra, la fantasia degli umani non ha limiti ed è un gran bell'affare. L'anno scorso le spese militari, ricorda l'Istituto di Ricerca per la Pace Internazionale di Stoccolma, hanno toccato i 1.822 miliardi di dollari, il 2,1% del PIL globale, pari a 239 dollari pro capite. Cifra spaventosa, la più alta di sempre. A spendere soprattutto 5 paesi, Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, India e Francia. La fetta più grossa, un terzo del totale, 649 miliardi, è degli Stati Uniti, che per la prima volta dal 2010 hanno aumentato la spesa. Come stupirsi con uno come Trump, che è un fan delle armi, è sostenuto dalla potentissima National Rifle Association e quando può cerca di piazzare la merce a qualche socio come Mohammed bin Salman. In effetti l'Arabia Saudita spende una cifra pazzesca in armamenti, l'8,8% del PIL. Anche gli Emirati Arabi non scherzano. Pochi mesi fa hanno firmato contratti per 5 miliardi e mezzo di dollari, soprattutto con i cinesi che continuano a espandere la propria quota di mercato. E così in Medio Oriente arrivano armi di ogni tipo per alimentare guerre infinite, dall'Iraq allo Yemen passando per la Siria, senza contare l'eterno conflitto Israele-Palestina. E l'Italia? Il business tricolore vale 5,2 miliardi di euro e la maggior parte delle armi finisce in paesi a rischio come Qatar, Pakistan, Turchia, Emirati Arabi e Arabia Saudita, come dimostra la vicenda dei cargo passati dai porti di Genova e Cagliari, nonostante la legge 185/90 vieti di vendere a paesi in guerra.